Buonasera, è stato l'incontro con Deng Xiaoping, il leader del nuovo corso cinese, il momento culminante della visita ufficiale di Craxi e Andreotti in Cina. Vediamo il servizio del nostro inviato Luca Airoldi. Il quotidiano di Pechino, China Daily, riporta oggi i dati di un sondaggio effettuato sui giovani studenti cinesi. Alla domanda su chi sia oggi nella Cina popolare il personaggio più conosciuto e più amato, il 97% degli intervistati ha risposto Deng Xiaoping. Deng Xiaoping, 82 anni, è il leader indiscusso della Cina popolare e ha incontrato questa mattina il Presidente del Consiglio Craxi e il Ministro degli Esteri Andreotti per il colloquio conclusivo di questa visita ufficiale in Cina. Nessuno ha mai chiamato Deng Xiaoping grande timoniere, né lui ha mai promesso grandi balzi in avanti, ma la sua rivoluzione ha messo radici profonde e sta trasformando il paese. La Cina di Deng ha dichiarato guerra al burocratismo, al collettivismo, all'accentramento e ha aperto i suoi mercati agli investimenti stranieri, e questo maggior pluralismo sul piano economico condurrà anche a una maggior flessibilità sul piano politico. Tutto questo quali riflessi potrà avere in campo internazionale? La risposta a questo interrogativo, ha detto Craxi nel corso della conferenza stampa con la quale ha chiuso la parte politica del viaggio, potremo averla solo tra qualche tempo. Deng, ha aggiunto Craxi, è un giovanotto di 82 anni che parla continuamente di riforme. Craxi ha riassunto poi le posizioni della Cina in campo internazionale, atteggiamento di grande realismo e moderazione nei confronti di situazioni di crisi come in Cambogia o in Afghanistan, e anche nei confronti di Formosa i dirigenti cinesi hanno avuto parole molto pacate, mentre al contrario hanno dimostrato una certa allergia per il bipolarismo Stati Uniti-Unione Sovietica. Sul piano dei rapporti bilaterali, il ministro degli esteri Andreotti ha detto che il nostro interscambio con la Cina, pur avendo avuto un fortissimo impulso, è ancora poca cosa rispetto alle enormi potenzialità offerte dalla Repubblica Popolare. I giacimenti petroliferi scoperti dall'AGIP e lo scalo di Shanghai per la nostra compagnia di bandiera sono due argomenti che verranno discussi nei prossimi incontri. Al termine della conferenza stampa, Craxi, conversando con i giornalisti, ha ricordato i giorni del suo primo viaggio in Cina 30 anni fa, quando a Pechino circolavano solo biciclette e quasi tutti i giorni c'erano manifestazioni anti-americane. A differenza di allora, oggi l'unica manifestazione collettiva è la ginnastica che i giovani cinesi fanno per strada prima di andare al lavoro verso le 6 di mattina. Dipenderà da questi giovani se la Cina post-maoista raggiungerà l'obiettivo di Deng Xiaoping, diventare moderna restando socialista. La settimana prossima l'Alfa Romeo sarà ceduta. Il grande interrogativo è all'americana Ford o all'italiana Fiat. Stasera è stato compiuto un altro passo verso l'epilogo. La Fiat ha comunicato questa sera all'IRI il prezzo a cui è disposta ad acquistare l'Alfa Romeo. L'ammontare non è stato reso pubblico. L'IRI dovrà decidere entro il 7 novembre, come richiesto dall'altra offerente, la Ford. Secondo indiscrezioni, la casa americana avrebbe offerto 1.000 miliardi. La Fiat li avrebbe superati, ma non di molto. Per giungere a questa valutazione, un gruppo di tecnici della Fiat ha visitato per un'intera settimana gli stabilimenti Alfa Romeo, procedendo praticamente ad un inventario degli impianti, delle scorte, delle giacenze di magazzino. Il 24 ottobre la Fiat aveva già presentato un'offerta. Globalmente l'impegno finanziario era previsto in quasi 8.000 miliardi di lire. In particolare si proponeva l'unificazione di tutte le attività automobilistiche dell'Alfa Romeo e della Lancia. Alla Fiat sarebbero spettate la maggioranza azionaria e la gestione della nuova società. Tutte le perdite sarebbero state riassunte e il pareggio fissato al 1990. La produzione a pieno ritmo sarebbe stata di 620.000 vetture l'anno. A queste offerte l'IRI aveva replicato chiedendo ulteriori precisazioni, quelle che appunto la Fiat ha dato questa sera. 10.000 iscritti entro il 1986 per evitare lo scioglimento del Partito Radicale. E questa il succo, il senso dell'emozione sarà votata domani dal Congresso. Una proroga dunque preannunciata già del resto
dall'intervento di ieri di Pannella, che aveva impresso una svolta a tutto l'andamento del congresso, ma una proroga non a tempo indeterminato, perché viene fissata una scadenza, la scadenza del 31 dicembre. Pannella considera le 10.000 nuove iscrizioni come un fatto morale e politico. Da qui ad allora tutte le cariche dirigenti resteranno bloccate, congelate, ognuno resterà al suo posto, Enzo Tortora alla presidenza del partito, Giovanni Negri alla segreteria. Ma dopo il 31 dicembre la questione dello scioglimento si aprirà nuovamente, perché il congresso fisserà un'altra scadenza entro la quale dovranno avvenire 5.000 nuove iscrizioni. Potrà trattarsi del 31 marzo, come dice la mozione congressuale, potrà essere una data più ravvicinata, come chiede Pannella.